Nuovo video unboxing come vi avevo preannunciato nel video precedente. Ieri vi ho mostrato i tarocchi del divino femminile che ho ordinato e in più a quell'ordine lì avevo aggiunto gli oracoli di Alice nel Paese delle Meraviglie. Come vedete è ancora con il cellophane e ora andiamo ad aprirlo. Eccoci qua. Ho dovuto combattere un po' con la pellicola. Dettagli. Andiamo ad aprire la scatolina. Come gli altri tarocchi hanno l'apertura facilitata, insomma, neanche tanto facilitata. Il libricino, un momento, eccoci. Il libricino era un po' incastonato, c'era un po' di difficoltà perché, a differenza dell'altro mazzo che vi ho mostrato ieri, appunto. Era un pochino più semplice perché c'era un pochino più di spazio. Comunque, piace da morire questo qui. C'è un momento ASMR. Fantastico. Va bene, andiamo a vedere. Allora, il libricino è questo qui, sempre edizione Lo Scarabeo. Qui ci sono tutte le spiegazioni degli oracoli, con anche la storia. Molto bello, proprio. Ok, c'è anche la versione in italiano, perfetto. Ok, super. E questi qua sono gli oracoli in questione. E ora andiamo a togliere la pellicola anche di questi, bellissimi. Sono un po' grandini, però non dovrebbe esserci difficoltà nel mescolarle. Vediamo subito. Il retro è questo qui con lo stregato, che meraviglia! E adesso andiamo a vedere le singole lame. Allora c'è questa, poi c'è questa, la tana del coniglio bianco. Vediamo un attimo, metterle in ordine così dopo me le studio con più facilità. Alice, la bottiglia Bevimi, che belle. Bellissima, hanno delle rappresentazioni. Il bianconiglio, che meraviglia. Il topolino. Molto belle. Tutti i personaggi della storia. Alice, tutta ingrandita. La lucertolina. Sono il blu califfo, molto belle, sono particolari veramente, proprio tanto particolari. La carta è lucida, è molto liscia anche, una superficie molto liscia, lo stregato. Non è neanche eccessivamente sottile, quindi non dovrebbe il cappellaio matto. Non dovrebbe dare nessun tipo di problema nell'utilizzarle. Bellissima. Colori molto belli, eh? Variano. La regina di cuori, fantastica questa. Bellissima. Proprio belle. Poi dovrò studiarmi tutti i significati delle singole carte. Le aragoste. Molto belle. Il cappellaio matto.
Sì, sono veramente particolari. Non avevo visto nessuna recensione di queste, però siccome è una storia, quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, mi è sempre piaciuta e ho voluto provare appunto a prenderle e devo dire che sono veramente state un bellissimo acquisto. Molto belle. Stupende sono. Leone, l'unicorno. Ed infine Alice, la regina. Bellissima, bellissima. Molto soddisfatta. Non vedo l'ora appunto di studiarmi il libricino. Io vi do appuntamento al prossimo video. Vi saluto, vi mando un abbraccio. Ciao ciao.